intera durata della quarantena. Chi svolge turni notturni si munisca di certificato di lavoro. Ho provato a chiamarti tutto il giorno, stai bene? L'evasione di stanotte... Finiamola qui! Sto bene, zia May, tranquilla. Più preoccupato per te. No, non devi. Il rifugio è il posto più sicuro della città. Le altre sedi a nord non se ne passano bene, ma qui la situazione immagino è immagino che la mia controllo. Fedina penale spero non sia esattamente il massimo. Al faccio un salto appena posso, zia May. Ti voglio bene. Anch'io, Peter. Chi va là? Mi avvicino. Dobbiamo riportarlo a terra. A terra! È andata male, mi spiace. Non tollero soprusi su civili nella mia città. Siamo un prigioniero della forza letale. Ehi! Sapete che siete voi i cattivi qui! Qui comando Sable, in attesa di aggiornamenti dall'Over Chinatown. Passo. APC Foxtrot rapporto. Siamo sulle tracce degli evasi. Signori, si vola! Sgombrate l'area! Gita di piacere esplosiva sospesa. Un punto per me. Stanno assediando i distretti. Ai miei uomini serve una mano al più presto. Raggiungi un punto d'osservazione e ti spiego tutto. Vado. È Octavius? No, due dei suoi amichetti. Il dottore lo stiamo ancora cercando. Sarò onesta. Quel tipo mi terrorizza. Temo sia il supercriminale più scaltro che abbia mai affrontato. Già, è quello che mi preoccupa. Ok, resisti, capitano. In attesa di aggiornamenti da Gramercy. Posto di blocco sicuro. Tratteniamo le persone sospette.
Ok, capitano, sono pronto. Dimmi tutto. Rhino ha assaltato il distretto dell'Upper West. Electro è nell'Upper East. Devi intervenire. Uno vale l'altro, sono entrambi nei guai fino al collo. Peter, hai tempo? Serve aiuto al rifugio Fist che si trova a nord. Il rifugio per i veterani di Harlem? Che succede? Degli evasi di Riker chiedono cibo e provviste. Il personale è barricato all'interno, ma non resisterà a lungo. Io e Miles andiamo ad aiutarli. Non fare nulla prima del mio arrivo, May. Ci vediamo ad Harlem. Zia May sembra esausta. Spero di cuore che non sia malata. Devo aiutare Yuri, poi andare ad Harlem. Unità antisommossa richieste per delimitare i disordini pubblici. I miei uomini stanno proteggendo dei civili al distretto dell'Upper West Side. Ma Rhino e un gruppo di evasi assediano l'edificio. Ci sono quasi. Noto un inquietante bagliore rosso all'orizzonte. È opera di Rhino. Fa presto. L'edificio non può sopportare altri danni strutturali. Rhino è in fuga, ma gli ex ospiti di Riker hanno preso d'assalto le barricate della polizia. Vedo di aiutarli. Grazie. Se sfondano le barricate, chi è dentro è spacciato. Grazie, Spider-Man! Aiuta i colleghi delle altre barricate. Non avevo mai visto Rhino tirarsi indietro da un combattimento. Devono essere gli ordini del dottor Octavius. Brevi attacchi mirati alle squadre di pronto intervento. Grazie. Vai alle altre barricate. Posso permetterlo, ci penso io. Primo tetto libero. La città sarà nostra, Rhino. A partire da... un autografo. Jetpack? Chi ha avuto la brillante idea di fornirgli dei jetpack? Ragazzi, siamo dalla stessa parte! Almeno aspettate che fermi i detenuti prima di spararmi! I trasgressori saranno pacificati. Pacificati? A nessuno sembra di vivere in 1984. Solo a me. Avanti, nessuno! Fuori Spider-Man! Dobbiamo prendere l'edificio! Piacere di vederti, Rhino! Non vedo come dimenticare il mio amico!
scarpe volanti di Sable sistemate. Ora devo occuparmi del resto dei fuggitivi di Rike. Yuri, distretto sicuro. E ho scoperto cosa significa essere un bersaglio prioritario della Sable. Non mi piace. Così impari a importunare i mercenari internazionali. In effetti. Ora raggiungo Electro sull'altro versante del parco. Ti richiamo da lì. Perfetto, avvisami del tuo arrivo. Un messaggio di Miles. Pete! Ehi, Pete! May mi ha chiesto di chiamarti. La situazione al centro per i veterani non è buona. I detenuti vogliono sfondare le porte. Sono qui con Mary Jane e stiamo evacuando l'edificio dal seminterrato. Ma ci serve una mano. Vieni subito se puoi, ok? Devo sbrigarmi con i distretti e andare a Harlem. A tutte le unità, agenti sotto il tiro dei cecchini. Recatevi subito a Museum Mile. Attenzione, richiesti agenti in tenuta antisommossa per sedare dei disordini. Servono agenti a Yorkville. Si mette male. L'elettricità dei trasformatori impedisce ai poliziotti di uscire. Yuri, la situazione è molto delicata. Per liberare i tuoi uomini dovrò disattivare quei trasformatori. Anche se ci riesci, mi servirà comunque il tuo aiuto. Sono qui apposta, pronto a risolvere qualsiasi problema elettrico o demoniaco. Sarà riuscito ad appenderlo lì. E non deve essere facile volare con quel peso. Vengono addestrati. Due sistemati, altri tre. Quando Electro era nel raft, non sentivo la mancanza delle sue diavolerie da supercriminale. Intrappolare dei poliziotti in una rete di trasformatori. Ma come se ne inventa? Gli agenti sono liberi, ma i demoni non si arrendono. Devo dare una mano. Ok, Yuri. Entrambi i distretti sono sicuri. Ora devo lasciarti. Chiamami se qualcosa va a rotoli. Certo. E grazie. Senza di te non avremmo avuto chance. Ok. Devo correre al rifugio Fist di Harlem per aiutare zia May. Peter, grazie al cielo. Ci servi al centro per i veterani. Dove sei? Mi hanno trattenuto. Stai bene? Che succede? I detenuti hanno appiccato le fiamme. Abbiamo evacuato il personale dall'edificio, ma May e Miles sono ancora dentro. Sto cercando di raggiungerli, ma il fuoco si propaga velocemente. Resta dove sei, MJ. Ci penso io. Dai, muoviti, Pete. Fai presto.
I soccorsi stanno arrivando, ma ho trovato un'uscita antincendio che dovrebbe... MJ, non ti muovere! Non voglio dover salvare anche te! Peter, non fare l'eroe, aspetta! May! May! Aiuto! Siamo qui! Ehi, May. Ok, coraggio. Resisti! Sì, May, stai bene? Verso la finestra! È lontana! Resistete! Ok, reggetevi forte! Andiamo, stupida di una... Coraggio, May! Ti aiuto! Oh mio Dio! Via! Via! Miles! Andiamo! Teniamo noi. Ma sta bene. Stanno tutti bene. MJ, non fosse stato per te, Miles, penso che sarei... morto, esattamente come lo sarei io se non mi avessi salvato qualche migliaio di volte. Resto comunque in debito. Oh, sei in gamba! Ehi. Scusa se ho rovinato tutto. Solo... è difficile essere sempre la donzella in pericolo. Per una volta volevo essere io a salvare qualcuno. Perdonami se ti ho sminuita. Ancora partner? Sempre. Ehi, non sapevo se la preferisci frizzante, liscia, di sorgente o di montagna. Così le ho prese tutte. Vi ho interrotti? No, MJ, la signorina Watson e io parlavamo di strategia. Strategia? Esatto. La città è in pericolo, serve il nostro aiuto. L'aiuto di tutti. Ok, attendo ordini, coach. Ok. Divide e timpera. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del diavolo. La Oscorp sta lavorando alla formula, ma non possono proteggerla da Octavius e Martin Lee. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Cercherò qualche indizio. Miles, devi essere i miei occhi e le mie orecchie al Fist. Al minimo problema, chiamami. Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Certo, conta su di me. Tu invece? Dei pazzi in calzamaglia stanno smontando la città pezzo per pezzo. Io farò lo stesso con loro. D'accordo, d'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Hai il suo... Sei la ragazza di Spider-Man. Sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherlock. Vediamo cos'hai in questo bouquet di bottiglie. La situazione in città è lievemente migliorata.
Miles si sta occupando del Fist. MJ è sulle tracce di una cura per il respiro del diavolo. Ora devo concentrarmi su Otto per fermare i suoi piani. Yuri, dobbiamo occuparci dei pesci grossi. Hai novità su Octavius? Nessuna. La scientifica non può neppure esaminare i Time Square. Al dipartimento tirocinante escluso, sono tutti malati. Vado a vedere io, allora. Ti dico cosa scopro. Abbiamo aggiornamenti da Nomad? Spider-Man, sei qui per aiutarci? Mi sembravate in difficoltà. Non immagini quanto. Mai visto niente di simile a questo respiro del diavolo. La scientifica sta impazzendo. Secondo i TG, è qui che Otto ha rilasciato il respiro del diavolo. C'è del residuo su questo segnale. Forse posso isolarlo. Una sequenza con adenosina e tiamina. Promettente. CPF1 modificata dalla Oscorp. È il respiro del diavolo. Devo solo seguire il vettore di dispersione. La traccia segue varie direzioni. Devo trovare quella giusta. Fino a quando resterà chiuso? Saprei. La traccia conduce a quell'edificio. Si sposta tra questi edifici. La traccia conduce a quei condotti. Che ci faceva Otto qui? Deve esserci una porta o un qualsiasi altro accesso. Che atmosfera tetra. Ci sarà un modo per accendere le luci. E luce fu. Wow. Questa era la base operativa di Otto. Il caos dell'evasione di massa avrebbe garantito una copertura perfetta. Martin Lee. Non mi capacito, sia. A quanto pare, Otto e Lee hanno un passato in comune. Da quanto tempo si conoscono? Otto ha registrato dei messaggi per i suoi complici. Oh, Martin. Quando ho scoperto che eri tu il responsabile degli attacchi a Osborn, ho provato una sorta di attonita tristezza. Poi, con l'evolversi degli eventi, ho iniziato a provare rispetto. Hai attuato con coraggio quanto io avevo solo sognato, Martin, senza mai esitare. Mi onora poter percorrere al tuo fianco questo cammino verso il trionfo della giustizia. Otto è mosso dalla rabbia. L'interfaccia neurale non fa che esacerbarla, ma il suo odio è sincero. Distruggerebbe l'intera città per ferire Norman. Norman. Il suo volto mi perseguita. Sorride alle telecamere, incassa ogni genere di riconoscimento e nel frattempo continua a tenermi al suo gioco. Perché nessuno si accorge di quanto sia egoista, irresponsabile, malvagio? Se solo riuscissi a mostrare al mondo il vero Norman, l'uomo nascosto dietro la maschera. Otto era a caccia di vulnerabilità nelle tecnologie Sable.
Buon vecchio Rhino, il mio secondo russo preferito. Otto ha sviluppato un agente corrosivo per liberare Rhino dal suo costume. Un'agenzia governativa ci aveva provato per anni. A Otto è servito solo qualche giorno. Alexi, ho seguito la tua carriera con estremo interesse. Il mondo ti considera uno sciocco privo di intelletto, ma io vedo in te un guerriero con l'animo da poeta. So quanto desideri liberarti del costume che ti imprigiona. Aiutami a raggiungere il mio obiettivo e avrai finalmente la libertà. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Pazzoidon de Pazzoidoni. Scorpion sta aiutando Otto in cambio di un nuovo inizio. Un aiuto a ripulirsi la fedina penale e i debiti di gioco. Non mi accade spesso di doverlo ammettere, Gargan, ma affrancarti dei tuoi debiti di gioco è stata una sfida più impegnativa del previsto. I tuoi creditori sono individui piuttosto esigenti. Completato il lavoro alle riserve, tuttavia, le tue ambasce finanziarie saranno risolte. Otto Octavius sa essere molto persuasivo. Il caro Voltur. Quante volte ci siamo scontrati io e lui? La fonte energetica delle ali di Voltur gli ha causato una neoplasia spinale, ma Otto sta sviluppando una cura sperimentale. Adrian, quale perfida ironia che le tue magnifiche ali siano state la causa del tuo deterioramento fisico. Per fortuna, ora sei al mio servizio. Conclusa l'operazione, il trattamento che ho sviluppato curerà il tuo male. Non è ancora giunto il momento di abbandonare le tue spoglie mortali. Electro. Letteralmente un cavo scoperto. L'aspirazione di Electro è tramutarsi in energia pura. E attraverso le modifiche di Doc al suo costume si è avvicinato all'obiettivo. Max, la prima volta che hai voluto confidarmi il tuo sogno ho pensato che fossi pazzo. Energia pura. Esaminando meglio il problema, tuttavia, ho scoperto un metodo attraverso il quale entrambi potremmo soddisfare le nostre ambizioni. Conclusa la missione, ti assicuro, diventerai energia pura. O qualcosa di molto simile. E questa cos'è? Una lampada UV. Ah, non succede niente. Devo accendere quella lampada. Contatto. Annotazioni nascoste. Otto ha inviato i criminali a distruggere diverse proprietà a Oscorp in città. Vuole abbattere l'impero di Norman un pezzo alla volta. Cosa ci fa a Voltur a Times Square? Devo tenere gli occhi aperti. Electro saboterà le centrali elettriche. Ovviamente. Rhino deve occuparsi delle risorse Oscorp sulla costa. Ma qual è il primo bersaglio? E perché? Scorpion intende avvelenare le riserve idriche cittadine, anch'esse proprietà Oscorp. L'ultima fase dell'operazione prevede un assalto frontale alla Oscorp e allo stesso Norman. Lì sta cercando l'antidoto per il respiro del diavolo, usando questo Icarus. Icarus, trovato. Ciao, Spider-Man. Ti prego, lascia che mi presenti. Io sono... Otto Octavius. Icarus non esiste, vero? No. Martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto. Icarus era una scusa per attirarti in posizione. Cosa significa? Tutto bene, che succede? È solo il traffico.
Ascolta, lì punta all'antidoto. Dobbiamo trovare il laboratorio del respiro del diavolo prima di lui. D'accordo. Esamino tutti i permessi e i diritti. Se esistono tracce del laboratorio, le troverò. Grandioso! Ok. MJ, ci sentiamo! È andata male? L'ho sfiancato! Passiamo al piano B! Che meraviglia il gioco di squadra, non trovi? Voglio ottenere l'impossibile! Come uccidere Spider-Man! Ah, mi scaldi il cuore, Electro! Sei maturato in prigione, non è vero? Colpito! Ora posso avvicinarmi! Potrei danneggiarlo colpendo il trasformatore con la ragnatela! V! Tocca a te! Oh, Adriana! Sono io, Spider-Man! Che diavolo vai urlando? Nessuno capisce le mie battute! Stasera chiuderemo in così, insetta! È la mia occasione! Conti! Pensavo che il nostro fosse un rapporto basato sulla stima reciproca! Mi spezzi il cuore! Spider-Man! Ti spiezzo in due! L'hai capita! Hai capito la battuta! Sono così felice che potrei smettere di combattere! Quasi! Sarò sincero! Preferivo quando agivate da soli! Dell'età, un vero idillio! Come l'acqua e l'olio, certo! Automax! Come sempre... Falla un'altra volta! Dai un bacio a... No, lascia perdere! Cosa si prova a essere del tutto inadeguati alla situazione? Una possibilità. Sì, sì, possiamo farcela! Non per fare il pessimista, ma secondo me voi due non avete il polso della situazione. Devo stordirlo o prenderlo di sorpresa.
ora tocca a scintilla. Hai sistemato il vecchio, ma con me non avrai scampo. Autostima, l'apprezzo. Irragionevole, ingiustificata, ma pur sempre ammirevole. Buon per te. Electro si è scaricato. Ah, Spider-Man, suppongo. Se davvero avessi a cuore questa città, amico mio, mi aiuteresti a smascherare quel furfante di Osborn. Massacrando degli innocenti. Avrei riparato i danni. Sei malato. Ti serve aiuto. Ho tutto l'aiuto che mi serve. E non ci fermeremo prima che Norman abbia quello che merita. Odio quando fanno comunella. Devo riprendere fiato. Che ore? Accidenti! Devo aggiornare Yuri. Yuri, Vulture e Electro sono KO. Ne restano 4. Ho visto. Ho anche notato l'esplosione di un tetto a Times Square. I due eventi sono correlati. Non ti sfugge nulla. Rientrava nel piano di Octavius. Usa i supercriminali per danneggiare la Oscorp. Vulture e Electro hanno colpito le centrali elettriche. Scorpion punta all'acquedotto. Ignoro l'obiettivo di Rhino, ma è sulla costa. Sarà sufficiente per iniziare. Immagino seguirà Scorpion. Sì, la città è già in ginocchio. Senza acqua potabile non ci sarebbe via di scampo. Ti chiamo. Spider-Man a portata. Forza letale autorizzata. Dovrei sentire Miles. Peter, stai bene? Stavo per chiederlo io. Sì, è tutto bene, ma tu e May siete nell'occhio del ciclone. C'è molto da lavorare, ma è per una giusta causa. Finiamola qui! Ok, sono un esempio. Sì, certo. Mi raccomando, ricorda le protezioni, mascherina e guanti. Stacca la spina ogni tanto e doppio turno di riposo per May. Convincerla a prendersi una pausa è un'impresa titanica, ma farò il possibile. Grazie, Miles. Saluta May e sii prudente. Ecco il bacino, ma non vedo Scorpio. Diamo un'occhiata da vicino. Se fossi un mercenario travestito da scorpione, dove potrei essere? Dietro di te! Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Dannazione, cosa mi hai iniettato? Wow, ma che... è un mare di veleno. Non può essere. Non può essere vero. Sarà il veleno, ma non posso rischiare. Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato. Ok, qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Scorpio non si è risparmiato. Neurotossine allucinogene. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale.
L'estratto di Eclipta Alba dovrebbe fare al caso mio. La serra della ISU è vicina. Speriamo sia stagione. La serra, finalmente! Nella serra dovrebbe esserci l'Eclipta Alba. Ecco. Forse Doc? È solamente l'effetto delle allucinazioni. Ma puoi farcela, Parker. Doc, sembri... Com'ero prima che la mia fase neurale mi intaccasse la mente. Le ossessioni mi tormentavano anche, ma l'interfaccia mi permetteva di abbandonare adesso. Sistemerò tutto, anche te. Credimi. Ah, bene. Sempre pronto. Quella è l'Eclipta Alba. Grazie, cervello. Come ti senti, ragnetto? Il panico ha già preso il sopravvento. Scorpion, come hai avuto questo numero? Sempre queste domande banali. Non chiederti come ho fatto a chiamarti. Chiediti piuttosto se questa conversazione non sia l'ultimo febbrile sussulto del tuo cervello. Reale o meno, neutralizzato il veleno, verrò a prenderti, Mac. Grossa, divertiti con gli elefantini. Ecco la tropina. La tropina è svanita. Non di nuovo. Sei in ritardo. Tardo per aiutarmi. Questo non sei tu, Doc! Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a te ho rotto quelle catene. Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti. Te lo giuro! Smettila di ingannare! La tropina. Resta che miscelare l'antidoto. È il momento di tornare al laboratorio. Ancora dei nostri? Sono quasi guarito. Mi spiace rovinarti i piani. Stai sereno, ragno. Le sorprese non sono affatto finite. Ci rivedremo presto, molto presto. Contaci. Non voglio sapere cosa ne penserebbe Freud. Finalmente, il vero laboratorio. No! Puoi scordartelo! Sei il mio regno! Sei uguale a Osborn! Vuoi depredare le mie idee? Tutto ciò che sta accadendo è... Pensavo che ti avessi dimenticato. Scorpion, era il momento giusto.
un'allucinazione. Perlomeno si lascia picchiare. Sia l'ultimo. Non mi reggo più in piedi. Sì, ecco gli strumenti. Finalmente. Forse ce l'ho. Lo sento. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. Forse dovrei mettere dei vestiti. Molto meglio. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto. Tutti i miei ricordi qui. Compdoc è l'uomo più intelligente che conosca. E forse il più pericoloso. Wow, trasmette forza bruta. E mi inquietano un poco. Doc non si è limitato a rinforzare le braccia, ma le ha trasformate in armi. L'interfaccia neurale sta esacerbando la furia di Doc. Potrebbe non riacquistare il controllo. Me l'ha fatta sotto al naso. Aveva già previsto tutto prima che l'interfaccia lo portasse al punto di non ritorno. Da quanto tempo usava il dispositivo prima che me ne accorgessi? Sono ancora mezzo stordito. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Un buon pretesto per uscire di pattuglia. Siete meritato, giusto? State dando una pessima immagine dei mercenari violenti! Ehi, MJ! Senti, avrei una questione etica piuttosto spinosa. Quando è che si può voltare le spalle a un amico? Oh, wow, Pete. Ti riferisci a Otto? È così evidente? Beh, sì. Ed è anche comprensibile. Il mio lato generoso e di sani principi vorrebbe dirti mai. I veri amici non si arrendono di fronte a nulla, ma... dopo quello che ha fatto Otto... non lo so, Pete. Forse devi solo capire se l'Otto Octavius che conoscevi esiste ancora. O se è mai esistito, in effetti. Già. Beh, grazie, MJ. Devo ancora metabolizzare la questione. Chiamami quando vuoi, Pete. Io ci sono sempre.
carabinieri evasi e fucili da cecchino. Pessimo abbinamento. So come risolvere la situazione. Una gara di ballo. Bene. Il mio grilletto è più veloce di te! Hai scelto il nemico sbagliato! Ora dovrei pensare a Scorpion, ma è dall'incendio che non vado a trovare zia May. Posso concedermi una veloce sosta al Fist?